Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nel canale del signor Nicola. Oggi sono qui con un videogioco che apprezzo veramente moltissimo, seppur l'abbia comprato da pochissimo con gli Steam Sales, e volevo portarlo nel mio canale perché è un gioco, ragazzi, infinito. Perché dico ciò? Perché tutto quello che vedrete non sarà messaggi, tutto quello che vedrete non sarà mai uguale, perché ogni stanza, ogni nemico, ogni oggetto, tutto quanto è completamente procedurale, ciò vuol dire che è sempre casuale. Questa, ragazzi, è una figata dal punto di vista, è un po' come Minecraft dell'arcade, perché tutto si genera a caso. Bene, vediamo di iniziare una nuova run, new run, e vediamo che le mie win streak, cioè le vittorie consecutive, sono a meno 9, ciò vuol dire che ho perso consecutivamente 9 volte. Bene, vediamo di iniziare con Isaac. E iniziamo. Vi spiegherò le cose man mano che le vedremo. Però intanto possiamo vedere che il nostro Isaac sta piangendo. E sicuramente vi ho fatto vedere l'introduzione, nella quale si è lanciato giù nel suo scantinato. Bene, vediamo cosa ci riserva questo gameplay. Una caccona. Porca vacchetta. Vediamo di ucciderla il prima possibile. Questa cacchetta si trasforma in due cacchette assolutamente passive. Abbiamo un'altra bomba e subito abbiamo trovato la stanza dorata. Bene, la stanza dorata cosa fa? Ci garantisce un oggetto. Un oggetto che può essere attivo, passivo o consumabile. O una carta o tantissime altre cose che in realtà adesso non mi ricordo tutte. Ok, andiamo subito a scoprire cos'è. Due moschette. Molto probabilmente questo oggetto ci farà avere due mosche attorno a noi che ci proteggono, ma non ne sono certissimo. Projectile Protection. Praticamente, se qualcuno va a spararci e questo sparo incontra una mosca, lo sparo viene annullato completamente. Perfetto. E qui ci ritroviamo con
porca bacchetta. Con un boss abbastanza semplice, perché come vedete può sparare solo in diagonale, seppur le sue bombe ci abbiano fatto un male cane. Vediamo che carta abbiamo preso. Destruction Bring Creation. Non ho idea di cosa sia, non ne ho la più pallidissima idea. E iniziamo già con due cuori, ma da quel che mi ricordo c'era un mezzo cuoricino qua. Mamma mia che memoria. Allora. Vediamo questa stanza, che senso ha? Probabilmente c'è qualcosa in qualche roccia, per esempio questa, che ha una forma diversa da quelle normali. Beh, porca vacchetta. Ah, aiuto, aiuto, aiuto. Bene, per fortuna non sono nemici particolarmente difficili. Ed andiamo avanti. Come vedete, lui è tinto di verde. E questa tintura verde gli garantisce... La proviamo? Puberty. Ci sono cresciuti dei peli. Non so cosa è successo. Non so assolutamente cosa è successo. Ci sono cresciuti dei peli in testa con la pubertà. Ma non ho la più pallida idea. Allora, andiamo nella stanza di sinistra che non abbiamo ancora esplorato. Orca vacca, orca vacca, orca vacca! Mamma mia che culo. Ma dai, ma sono così stupido. Muori. Bene. Vedete ragazzi, questo obbrobrio nero ha paura di noi. Il problema è che gli obbrobri neri fanno saltare per aria le cose. E noi abbiamo trovato dentro questa cassaforte un sacco di monetine. Ora dobbiamo entrare per forza nella stanza per vedere se c'è un cuore. No, purtroppo non c'è. Doniamo un po' di monete alla macchinetta. Ok, le stanze sono finite. Come vedete nella mappetta in alto a destra. Mi piacerebbe tanto vedere che cavolo c'è di là. Però purtroppo non si può. Ora sprechiamo una bomba, la investiamo per averne altre tre. E siamo contro Duke of Flies, il duca delle mosche. Questo boss non è particolarmente forte, perché di per sé non ha poteri speciali, però spona queste mosche, evoca queste mosche, veramente fastidiosissime, perché anche lui di per sé ha una vita molto molto bassa. Come potete vedere gli sto infliggendo abbastanza danno. Poi ci sono queste moscone grosse che rompono sempre. Io sono sicuro che riceverò almeno un danno. Lo sono sicuro, perché sono molto... Non sono mai attento alle cose. Ok, credo che vi salterò questa boss fight un po' inutile, perché è molto noiosa. Bene, come potete vedere, non ve l'ho saltata perché appena l'ho detto, lol. Come potete vedere, il boss ci ha spawnato dei cuori, ma soprattutto un oggetto speciale, HP Up. Ci ha aggiunto un cuoricino. Devo dire che questo, oh mio Dio, guardate ragazzi ogni oggetto cosa succede. Mi si è aggiunto una specie di parassita in testa. Ragazzi, tutto quello che stiamo vivendo è l'immaginazione di questo bambino, se ci pensate. Com'è possibile che in una botola ci siano tutte queste cose? Isaac è un ragazzino turbato. Turbato dalla cristianità della madre che gli ha sempre dato la colpa di tutto. Però non voglio addentrarmi troppo in spiegazioni. Quell'orologino indica la parte in cui sono morto nella scorsa run. Sì, è stata veramente una run infelice. Il brutto è che non abbiamo nessuna chiave. Ok, questi mostracchi sono abbastanza semplici perché dopo tutto non fanno granché. Rompono solo con il loro ruggire. Vediamo di uccidere un po' tutti in questo stanzone immenso. Ok.
Vediamo com'è macabro questo gioco. Vedete, ogni volta che uccidiamo qualcosa ci sono budella, ci sono ossa per terra. Il ragazzino è molto molto turbato. Abbiamo trovato il nostro stanzone, ma siamo senza chiavi, porca zottela. Cavolicchio. Ecco, questi qua non mi piacciono per niente. Porca puzzeletta. Perché sparano a croce. E anche, visto che anche noi spariamo a croce, dobbiamo stare molto attenti. Benissimo. Mezzo cuore, che non ce ne facciamo niente. Spegniamo il fuoco, perché, bene sì, quelle che spariamo, come vediamo il nostro personaggio sta piangendo, sono lacrime. Infatti, se troveremo mai un potere avanzato, si chiamerà Tears Up. Lacrime su, per rendere più potente le nostre... Porca vacca! Bene, ho usato la carta che avevamo trovato prima. Perfetto, perfetto, ottimo. E sono spawnate un sacco di bombe che hanno ucciso tutti. Entriamo nella chiave e troviamo Reusable Pill Generator. Ok, perfetto. Abbiamo un generatore di pillole che possiamo attivare così. Abbiamo una pillola, la prendiamo. Telepill. Ok, vediamo se ci serve qualcosa. Non abbiamo 15 monete, quindi non si può far niente. Vabbè. Vediamo di rompere il fuoco e di uccidere questo già morto. E non ci dà niente. Ottimo. Oddio. Oddio. Volete vedere, ragazzi, che ci muoio male qua? Devo spegnere il fuoco prima. Bene, abbiamo un range più forte del loro. Ottimo, così possiamo spararli da più in alto senza che loro inizino già a spararci. Ottimo. E in tutto ciò abbiamo trovato un cuoricino. Perfetto, direi. Vediamo un po'. Ah, ma va là. Attenzione, due bombette. Ok. Ok, niente. Ragazzi, quella che in cui sono appena entrato era una stanza assolutamente segreta. E non ho idea di... ma c'è una stanza che ho saltato là sopra. Questa l'ho completamente saltata. Bene, perfetto, potevo continuare a saltarlo. Ottimo. E perfetto. Possiamo permetterci una bomba? Vediamo se c'è qualche roccia carina. Questa, per esempio. Se mettiamo qua la bomba... Non c'è un cazzo di niente. E niente, no, non spreco un'altra bomba. Benissimo, spegniamo il fuoco, può sempre portarci a danni. Come vedete ci sono quelli senza i bambini senza testa normali e quelli insanguinati che continuano a perdere sangue e sparano. E abbiamo sbloccato la boss fight anche di questo livello. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo ancora fare. Guardiamo la mappa. No, non c'è assolutamente niente che possiamo fare. È una run un po' sfigata, devo ammettere. Ne ho avute di più fortunate e sono morto, quindi... Vediamo. Però dai, almeno mi tranquillizzo che sono contro mostro. Un boss piuttosto facile. Ok, siamo vicini alla sua morte. Ed è morto. Cosa succede quando si batte un boss? Succede che appare un oggetto unico, cioè questo cuoricino. HP up, è un cuoricino. E vari item. Questa qua è una stanza del cosiddetto patto del diavolo.
E io potrei anche provare ad aprirla. Ah, ci sono delle mosche buone, perfetto. Dei ragni buoni, ottimo. E altri ragni buoni. Ragazzi, abbiamo un bel po' di culo. Anche se in realtà in questa stanza di solito si trova molto di meglio. Noi abbiamo trovato proprio una base base. E andiamo al terzo livello. Tanto vediamo i ricordi di Isaac che perversano nella sua mente. Questa, ragazzi, è una stanza sacrificio. Cioè si spreca mezzo cuore per entrare e mezzo per uscire, cioè un cuore in totale. Però non si sa mai quello che c'è dietro. Potrebbero esserci nemici come un drop raro. Ed avendo molti cuori, però uno di loro, l'ultimo di loro, che è un cuore blu, Soul Heart, non è rigenerabile. Quindi eviterei per il momento. Qua vediamo delle cacche dorate che se potessimo andare dall'altra parte sarebbero un sacco di soldi e in effetti ci servirebbero molto. E questa qua invece è una stanza della sfida. No, non voglio fare sfide. Qua c'è un fuoco rosso che spara, siamo riusciti a fermarlo in tempo. E non abbiamo ancora trovato alcun nemico. Che strano. No, non abbiamo chiavi. Ma che cazzo. Questi nemici sono fastidiosissimi. Perché si possono colpire solo quando sono aperti. Perfetto. Siamo riusciti a non perdere nessun cuore. Spegniamo qui questa stanza. Perché continuiamo a trovare stanze vuote in questo livello? Questi ragni sono fastidiosi a livelli disumani. Benissimo. Ci troviamo in una stanza grande. Questi qua sono veramente fastidiosi perché hanno un sacco di vita. Ti arrivano da dietro, ti fa male. Però l'importante è trovarli tutti una volta. Cazzo! Ci hanno fatto male, in realtà. Ci hanno fatto veramente molto male. Cazzo. Siamo rimasti con due cuori. Andiamo due stanze sotto, giusto per prenderne un altro. Questi invece in stanze piccole sono molto pericolosi, come vedete, perché ti vengono addosso, inesorabili, sono molto pesanti, quindi non vengono spostati molto indietro dalle lacrime. Sempre il fastidio. Vaffanculo. Ancora gli infelicissimi ragni. Ottimo. Vuoi vedere che ci ammazza? Sono un nabbo, ragazzi, sono un nabbo disumano. Però io proverei a rompere tutto qua. Perfetto. Proprio quello che cercavo io. Proviamo ad andare nella stanza che non abbiamo ancora esplorato, cercando di non morire. Perfetto, abbiamo trovato un boss. E anche un attacco molto potente. Se mi prende, ragazzi, anche solo una volta, sono mortissimo perché toglie un danno alla volta. Oh, grazie. Cazzo che non riesco ad andare di là. Cazzo. A questo punto ci tocca ad andare dal boss con un cuore. Entrare alla boss fight con Gordy. Gordy ha molta vita. E come potete vedere le mosche ci stanno salvando svariate volte. Ragazzi, ci stanno salvando quasi tutte le volte. Oh, ma davvero non subiamo danno? Non so se sia un bug. Ma davvero le mosche non riescono a colpire... Cioè, con le moschine non riesce a colpirmi niente. Cazzo. Ok, non sono più tanto sicuro di me stesso. Ragazzi, abbiamo mezzo cuore, un colpo e siamo... E siamo morti. Siamo morti. Benissimo, benissimo. Che palle, volevo farvi vedere un po' più di robe, però non ce la faccio. Devo allenarmi tantissimo. Quindi, caro diario, oggi sono morto. E vediamo l'immagine di Isaac morto. Sono stato ucciso da questa cosa, in una caverna. Tra l'altro quella brutta, proprio il buco di culo che lanciava sangue. Lascio tutto quello che possiedo al mio gatto Gappy.
e vediamo che questo gatto ha gli occhi a X. Quindi vuol dire che il suo gatto è morto. Ragazzi, è molto macabra questa cosa. Vediamo gli oggetti che possedevamo, roba figa. E addio mondo crudele, Xoxo, Isaac. Bene ragazzi, grazie di essere stati con me fino alla fine, se siete stati con me. Vi auguro delle buone vacanze e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!